Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi faremo la decorazione agenda che va dal 30 di settembre al 6 di ottobre e dal 7 di ottobre al 13. Facciamo 2 settimane insieme perché la settimana scorsa ero a Roma e quindi non ho fatto la decorazione. Inizio subito con la quarantesima settimana, quella dal 30 di settembre al 6 di ottobre. Ho deciso di utilizzare questi stickers a fiori d'Oriente di Mauri e Moni e quindi sarà un po' a tema Giappone. Utilizzo il washi tape, questo che avevo preso da Tiger, e questo invece sui toni del rosa per fare la divisione del sabato e della domenica. Quindi inizio subito con gli washi. Perfetto, ora che ho messo il washi vado a mettere gli stickers. Queste meravigliose giapponesi. Qua ci metto il titolo della decorazione, poi prendo i miei stickers funzionali e vado a mettere, allora, no scusate, prendo il Mi, questa settimana non l'ho fatto per cui niente. Ok, quindi questi tutti i video che sono usciti questa settimana. Giovedì sono andata a Creativa Bergamo. Sono entrata senza pagare perché avevo vinto il biglietto e vado ad attaccare appunto il biglietto che mi hanno dato. Entrando, vedete euro 0, perché appunto è quello per invito. Vediamo se riusciamo ad attaccarlo così. Ok, io faccio un po' come quando si è ragazzini che si attaccano le cose sul diario. E quindi ovviamente giovedì ero in ferie e anche venerdì. Poi lavoro, lavoro e lavoro. Poi ore 19:30 yoga. E venerdì ho ripreso anche a fare il corso d'inglese, quindi alle ore 20 corso inglese. Poi sabato sono andata a pranzo. Sabato sera ero a letto con il raffreddore fortissimo, infatti si sente ancora un po' la voce nasale. Dimenticavo di segnare che il 2 era la festa dei nonni. E questa è la mia decorazione per questa prima settimana. Passiamo ora alla settimana corrente, che è quella che va dal 7 al 13 di ottobre, e la decorerò usando ovviamente il mio kit delle mie faccine, quindi il kit della Franci's Art. Come washi andrò ad utilizzare questo che mi ha inviato la cartoleria Pisetta e il divisorio del sabato e la domenica utilizzo questo glitterato così rimango sui colori.
Allora, iniziamo subito col washi. Troppo bello perché è stupendo quel washi qua, ovviamente fatto appunto con la carta da washi tape, che deve essere una carta, penso sia tipo la carta di riso, quella che usano proprio i giapponesi per fare il washi tape, e secondo me è stupenda. Devo dire che è molto delicato questo washi, veramente veramente bello. Poi giriamo al contrario l'agenda, così riesco a mettere meglio anche qui il washi. Anzi, però, visto voglio continuare ad utilizzare la stessa decorazione, facciamo il mio secondo metodo, ovvero tagliamo il washi, così lasciamo il fiore qua verde in alto, come di qua. Perché se lo faccio a testa in giù, appunto, veniva al contrario il disegno. Non è che sta male, però andava un po', secondo me, a rovinare la decorazione, quindi facciamolo così. Questo io me lo metto qua. Così ne sprechiamo il meno possibile. Perfetto, e ora quindi dividiamo il sabato dalla domenica utilizzando questo glitteroso. Allora, facciamo pure così e usiamo il mio bel bisturi. Perfetto. Questo lo mettiamo così e poi utilizziamo le franci, ovviamente la franci intera la metto qua per far capire che appunto la decorazione è a tema Francis Art, e poi me lo scrivo anche in rosa. Subito mettere i miei stickerini. Partendo dai social, quindi lunedì video YouTube. Poi ce ne sarà uno sì, mercoledì. Ce ne sarà uno il venerdì e questa settimana ce ne sarà uno anche al sabato, quindi la franci la vedrete per 4 volte questa settimana. Lunedì vorrei mettere una franci un po' che sbuffa, perché lunedì è un brutto giorno. Sul venerdì mettiamo la franci che festeggia, che è fine weekend. Sulla domenica voglio mettere quella che manda il bacio. A questo punto io vorrei fare così e metto qua la franci raffreddata, visto che ho fatto il sabato e la domenica raffreddata. Poi, vabbè, ovviamente mettiamolo anche la franci che fa le pulizie. E la metto sul sì, dovrei farla il venerdì in teoria,
Allora facciamo così, vediamo se riesco a staccare ancora questa qua che festeggia, perfetto. Quindi qua mettiamo la Francia che fa le pulizie e quella che festeggia la mettiamo qua tra il sabato e la domenica, perché il sabato e la domenica si fa festa, yeah! La plannerosa la metto qui perché è il video plan with me, lo faccio mercoledì, mentre mi vorrei utilizzare anche quella della spesa martedì, giornata spesa. A questo punto sul giovedì vado a mettere la Franci che fa shopping e la mettiamo qua così. Lì devo fare una spedizione, quindi spedizione Etsy, quindi farei una combinata di franceschine. E poi vorrei mettere ancora sta per il corso di inglese, c'ho voglia di così, facciamo la pernacchietta. Quindi andiamo ora con, segniamo le cose. Allora, qua video creativa Bergamo, ci metto la Francia coi soldi perché ho speso una marea di soldi e lo scoprirete, anzi l'avrete già scoperto perché questo video lo vedete dopo. Visto che tanto qua vi ho spoilerato che vi farò il video unboxing di Planners Anonymous, vi spoilerò anche che è il kit Barista Brunch. Così utilizzo anche lo stickers a tempo debito. Ok, ora aggiungere qui, vabbè, fare la spesa, però poi alle 19:30 c'ho il corso di yoga e qua mettiamo le ore 20 corso di inglese. Per concludere la mia decorazione, ovviamente a tema Francis Art, vado ad inserire la jumbo clip che mi ha fatto Benedetta, bellissima, e come segnapagina vado ad inserire la franceschina. Allora, potrei fare un sacco di buchi, ma io non voglio bucarla perché penso che la utilizzerò anche più avanti, quindi io la inserisco soltanto così, o volendola posso appunto bloccare con la jumbo clip, anzi magari se la metto un pezzettino più fuori, esatto, esce anche la Franci. Bene, io spero tanto che le mie decorazioni vi siano piaciute, fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi tanti pollici in su. Fatemi sapere cosa ne pensate del mio kit delle franceschine. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!